Un programma in collaborazione con Agriforno La Spiga. Pane, pasta fresca, biscotti, pasticceria, pizze salate e tanto altro. Vi aspettiamo a San Gregorio e Rocca di Cambio. Prossimamente in un nuovo punto vendita. A San Nicolò di Teramo vi aspetta Di Sante Mobili, il passato, il presente ed il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto Di Sante Mobili, non hai visto tutto. La settimana è iniziata veramente bene ieri insieme alla nostra Elenia Alcantarini e prosegue in questa direzione anche oggi con una ricetta davvero da non perdere che coniuga la stagionalità alla tradizione. Elenia, presentacela tu, tanta sì, roba salve, oggi. Sì, salve, buongiorno, ciao Jennifer. Sì, ciao. Oggi facciamo i granetti con le fave. Ah, quanto sono buoni! Adesso è periodo e stagione di fave. E facciamo questo piatto che viene mangiato anche periodicamente in questo periodo. Assolutamente. Poi sì. Comunque i granetti sono una ricetta tipica. Tipica, sì, abruzzese. Sì, sì, abruzzese, sì. E come tutte le ricette tipiche cambiano nome di contrada in contrada, ma volevo dire di provincia in provincia, ma qui veramente la cosa bella dell'Abruzzo sì. È che lo stesso piatto può cambiare sia nel nome quanto negli ingredienti veramente da casa a casa, quindi questa è una cosa di casa in casa e questa è una cosa molto bella sì. che ci caratterizza in qualche modo, perché i granetti nel vastese si chiamano i frascarelli e Elenia dietro le quinte mi ha spiegato il perché si chiamano frascarelli. Perché venivano fatti, perlomeno come racconta mia nonna, che veniva fatta con le frasche delle olive. Sì, le foglie. Che poi sì. In maniera dialettale vengono chiamate anche frasche. Sì, 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 quindi venivano fatti in quella maniera. Quello dedotto che eh certo potrebbe essere quello il motivo. Allora, gli ingredienti? Noi, sì, gli ingredienti abbiamo la farina, acqua tiepida per fare i granetti, le nostre fave che io ho già pulito. Sì. Le ho semplicemente lessate in acqua e sale, poi raffreddate con il ghiaccio. Ho tolto l'involucro fuori con la pellicina, quella un po' più dura, e ho lasciato solo la parte tenera interna. Noi lo ripetiamo sempre, sì. Per chi non lo sapesse, raffreddare in acqua e ghiaccio è un'operazione sì. Indispensabile per poter preservare il colore. Sì, sì. Quindi fatelo. E poi non continuiamo a scuocere la nostra le nostre fave, che comunque sono buone anche mantenerle croccanti. Qui abbiamo messo la padellina con l'olio, andiamo a fare il nostro soffrittino. Quindi un pezzettino di cipolla bianca. Sì, oppure il cipollotto. Io adesso oggi non sono riuscita ad andare a raccoglierlo. Ecco qui. Quindi un leggero soffrittino sì. Di cipolla. Andiamo a mettere le nostre fave. Una leggera saltata, niente di sì, più, sì, no, 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 molto le nostre erbe aromatiche. Tagliamole con le mani perché è importante che rimane il nostro bel sapore di maggiorana, altrimenti con la lama inizia a perdere un po' l'odore, si trasferisce sì, tutto sulla... Diventano sì, diventano anche più scure, giusto? Sì, sì. Andiamo a salare. E qui abbiamo anche questo bel guanciale sì, croccante. Sì, questo è il guanciale croccante che poi andremo a mettere sopra i nostri granetti. Semplicemente saltato in padella, sì. Giusto? Nulla di più. Facciamo andare per un pochino, intanto mentre le nostre fave vanno... Adesso facciamo i nostri granetti. Che bello! Andiamo a disporre la nostra farina. Guardate la nostra Elenia con due mani. Una sulla spianatoia, l'altra sul fuoco. Andiamo ad allargare leggermente. Andiamo ad allargare leggermente la nostra farina. Sì. E con l'acqua leggermente tiepida andiamo a fare questa operazione. È anche divertente fare i granetti. Sì. E iniziamo a massaggiare, ecco qua, poi ognuno ha anche le proprie, io l'ho sempre viste fare così. C'è chi lo fa, dalle sai mie come? Nonne. Con quella scopettina, sì, che sì, in sì. Dialetto si chiama la munnarola, sì, sì, quella fatta proprio come con, sì, che è un pennacchio, con il fieco, non sì, so, sì, con, adesso non ricordo, comunque di legna, non so dire adesso il materiale, però mia nonna l'aveva e ci puliva proprio il caminetto. Sì, 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 il caminetto, ah. Sì, sì. Invece l'ho sempre visto fare con le mani dalle mie nonne. Ancora meglio. Sì, sì, sempre, soprattutto c'era la mia nonna che me le faceva sempre.
perché sapeva che sono buoni. Mi piacciono tantissimo. Sono buoni, poi si fa subito, cioè... E ne facevo una montagna. Ecco qui, ci siamo. E poi con le mani, una volta che abbiamo ottenuto proprio il granetto, perché che spettacolo così. Questo piatto. Elenia, guarda, questa settimana, cioè, proprio stai dando il meglio di te. Abbiamo cominciato con i ravioli dolci, proseguiamo con i granetti e chissà domani, dopodomani, venerdì cosa ci preparerai. Ti vedo particolarmente in forma. Insomma, sì, si direbbe, però ok. Sì. Ci dobbiamo preparare qui la stagione. Brava. Quindi non possiamo perderci d'animo. Assolutamente. Poi adesso non ho preso il mio tarocco, ci aiutiamo un po' leggermente con il coltello. Questa è una cosa facilissima da fare, anche per far divertire i nostri bambini. Sì. Che cuciniamo oggi? I granetti. Prendiamo una bella spianatoia, mettiamo un po' di farina e ci divertiamo lì con le mani. Diventa veramente un modo per apprezzare la cucina, per rivalutare un po' la manualità e soprattutto fare un viaggio nella storia gastronomica della nostra bellissima regione. E poi questi fan devono fare semplicemente un tuffo in acqua bollente, sì. Giusto? Andiamo a cucinare i nostri granetti, vai Elenia. Sì. In acqua salata e bollente. Bollente. I granetti sono cotti a puntino. Elenia, sì. Una cottura particolare, cioè deve diventare una sorta di polentina, giusto? Giusto, sì. Quindi possiamo già impiattare. Sì, adesso andiamo a impiattare. Ma che belli! Quindi a mo' di polenta. Sì. Se perlomeno l'ho sempre vista fare così. Che belli! Sì. Oggi sto scoprendo una variante ulteriore di questo piatto. Le nostre fave sono pronte. Sono rimaste belle verdi. Che bello! Mamma mia, che bontà, Elenia! Ecco. Belle abbondanti. Ti giuro che spenta la telecamera lo divoro questo piatto, te lo prometto. Ecco qua. Bellissimo. Poi andiamo a mettere il nostro peperone fritto. Questo è il peperone vostro, giusto? Sì, questo però è il nostro. Sì, per chi non lo avesse, ovviamente sì. Altino, abbiamo una grandissima eccellenza. Io lo ricordo sempre. Immancabile qualche dadino di guanciale. Che spettacolo questo piatto, Elenia, mamma mia che meraviglia, un piatto primaverile, un piatto semplice, della sì. Tradizione, di stagione, cioè davvero non manca nulla. No, niente. Ecco qui. Ma quanto sei brava, te lo posso dire senza che ti arrabbi. Elenia, io ti ringrazio perché con i tuoi piatti facciamo sempre dei viaggi meravigliosi, alla scoperta della tradizione, ma allo stesso tempo impariamo anche quanto è bello dare la propria identità anche ai piatti della tradizione. La nostra Elenia ci riesce sempre, grazie. Grazie a te Jennifer, grazie a voi. E come sempre grazie a tutti voi per essere stati insieme a noi. L'appuntamento con Chef in Cucina e Quotidiano, ci vediamo tutti i giorni qui su Rete 8. A domani. Un programma in collaborazione con Agriforno La Spiga, pane, pasta fresca, biscotti, pasticceria, pizze salate e tanto altro. Vi aspettiamo a San Gregorio e Rocca di Cambio, prossimamente in un nuovo punto vendita. A San Nicolò di Teramo vi aspetta Disante Mobili, il passato, il presente ed il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto Disante Mobili, non hai visto tutto.